Ecco, Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada passerà attraverso la tua psiche, la tua vita legata alla nostra natura, alla nostra realtà di questa creazione. Infatti, Maria ha avuto la sua parte alla sofferenza dell'evento di Cristo, ma soprattutto nel comprendere Cristo. Luca, all'inizio del suo Vangelo, mette come chiave di lettura, ma anche come protagonista di tutto, infatti, lo Spirito Santo. Perché tutti i personaggi che appaiono all'inizio del Vangelo, tranne Giuseppe e Anna, tutti parlano perché sono pieni di Spirito Santo e tutti fanno le cose perché sono mossi dallo Spirito Santo. Questi due non vengono nominati come diretta azione dello Spirito Santo perché non c'è nessuna diretta citazione né di Giuseppe né di Anna, ma tutti che hanno detto una cosa che è riportata perché è una parola che è ispirata dallo Spirito Santo. È proprio interessante che anche Cristo stesso, appena cominciamo a parlare dell'incarnazione, non si può pensare a Cristo stesso incarnato senza questa convergenza dello Spirito Santo e di Maria di Nazareth. È veramente impossibile pensare Cristo senza lo Spirito Santo, tanto che Cristo stesso nel battesimo diventa la dimora dello Spirito Santo, con questa bellissima immagine paragonata a una colomba che svolazza sul nido e si ferma lì. E allora è proprio lui la casa dello Spirito Santo, la sua umanità. E poi per lui viene detto da Battista che farà immergere nello Spirito Santo, perché battezzerà nello Spirito Santo. E solo nello Spirito Santo, dice Paolo, si può riconoscere Cristo come Signore, come Dio. Vedendo un uomo, Cristo, Gesù di Nazareth, solo se pieni di Spirito Santo possiamo riconoscere quest'uomo come figlio di Dio, come il nostro Signore, lo dice Paolo nella prima Corinzi 12. E senza lo Spirito Santo, non si riesce a riconoscere Cristo come dono, non si riesce a riconoscere l'opera di Cristo come il dono del Padre per noi. E non si riesce a riconoscere Dio come dono per gli uomini. Lo dice Paolo nella prima Corinzi, subito all'inizio nel secondo capitolo. Senza lo Spirito Santo non si può conoscere il dono che Padre fa. E Giovanni lo dice chiaramente, no? Capitolo 3. Padre ha tanto amato il mondo di dare il suo figlio. Dunque non si può conoscere Dio come donatore e come dono. Dio offre e viene offerto. E non si può riconoscere Dio come offerta e come offerente. A noi piace che noi offriamo, ma è Dio quello che offre e che viene offerto, come viene ripetuto sempre nella liturgia bizantina. E poi, senza lo Spirito Santo, un Dio che si dona nelle mani degli uomini, che è un dono, è una follia, dice Paolo nello stesso capitolo. È una follia. Non si può capire un Dio così, non si può, non è possibile. Un Dio che non è presentato in una identità regale, secondo ciò che noi possiamo riconoscere immediatamente come regalità. È un Dio che non si può riconoscere immediatamente secondo ciò che per noi è la divinità, come qualcosa di onnipotente, grandioso, maestoso,
lontano, al di là di tutto, imparagonabile. Cioè, se non è così, non si può. Bisogna avere veramente Spirito Santo per riconoscere un Dio così, ma ancora peggio, perché come riconoscere uno che non rispetta i precetti religiosi e fa coscientemente opposto? Luca XII, Matteo XII, fa proprio, Marco subito all'inizio, già nel terzo capitolo, fa proprio opposto. E sabato li mettono in una trappola con un uomo con la mano inaridita e lui va dritto nella trappola. Ma non può fare quello perché è sabato, ma lui lo fa. E come si può adesso riconoscere uno come Dio, come Signore, come Messia, se non rispetta ciò che è la nostra religione? E perciò, vedete, ha ragione Schmemann, no? C'è qualcosa nell'uomo dopo il peccato che non vuole accettare il dono, ma preferisce la via del merito. Io pagherò una messa e poi ci sarà la grazia. Io farò un cammino in ginocchio e poi ci sarà la grazia. Io farò questo e questo e poi verrà la grazia. Dovremo fare ciò che Dio ha detto, come dice nel Levitico, e poi vedremo Dio, ma prima dobbiamo fare ciò che ha detto. Ci piace questa via della religione che ci fa sentire che abbiamo meritato, abbiamo conquistato qualcosa, ci è dovuto perché abbiamo adempiuto, ci è dovuto perché abbiamo adempiuto qualcosa. Ma Cristo a questi dice una cosa molto pesante. Dice: se parlate male di me vi sarà perdonato. Ma questo modo di ragionare sul mio conto è contro lo Spirito Santo. Hanno persino pensato che lui è a dimora di Belzebul, che è un'alleanza con il demonio, per non ammettere lo Spirito Santo. E allora il protagonista del Vangelo non c'è dubbio che è Cristo, ma è molto interessante come Luca fa vedere che ha un garante, un comunicatore, uno che fa sì che veramente Cristo sia accolto come dono, non come meritato, non come una conclusione ideologica o intellettuale, non so quale, culturale, no, ma accoglienza di questo dono gratuito. Perché? Perché solo così Cristo viene vissuto. Lo Spirito Santo è protagonista del Vangelo affinché il Cristo non torna a essere una parola astratta e parlata, ma vissuta da noi uomini, dalla realtà umana, nelle condizioni umane. È protagonista del Vangelo. È dunque colui che ci fa vivere Cristo, perché Cristo si conosce solo vivendolo. Quando lui diventa vissuto, allora noi abbiamo conosciuto Cristo, quando la nostra vita è in grado di manifestarlo. Perciò è interessante, no, che Luca, che compone questi due racconti, il suo Vangelo e gli Atti degli Apostoli, è interessante che sono un'unità proprio sorprendente, perché il Vangelo comincia con lo Spirito Santo e ognuno che ha detto qualcosa di sensato su Cristo era pieno di Spirito Santo. E Cristo stesso è dimora dello Spirito Santo e vive una vita come dono di sé. E quando lo abbiamo rifiutato o ucciso, ha consegnato lo Spirito al Padre. E proprio lì si avviene quel miracolo che Giovanni lo dice nel capitolo 14 con una parola così bella. E quel giorno lo Spirito Santo che dimora presso di voi, perché era in Lui, passerà in voi. E infatti gli Atti degli Apostoli come cominciano?
con immersione nello Spirito Santo. Il Vangelo comincia con lo Spirito Santo affinché noi possiamo vedere gli atti, i gesti e le parole di Cristo come dono per noi. E gli atti degli Apostoli cominciano con l'immersione nello Spirito Santo affinché gli atti, i gesti e le parole degli Apostoli manifestano Cristo, gli rendono testimonianza, lo manifestano in pieno, in modo che davvero le genti possono vedere Cristo, perché sono i cristiani questa manifestazione di Cristo. Allora gli atti di Cristo e gli atti della Chiesa. E con presentazione nel Tempio emerge questa novità, che il Messia atteso del popolo ebraico è per tutte le genti. E perciò una certa forma della religione nella storia dell'umanità non avrà più senso. E infatti nella stessa presentazione comincia la chiusura delle cose. Non è più il Tempio e la sua umanità, lui sarà il sommo sacerdote, lui sarà l'offerta, lui è offerente, tutto. Tutto cambia all'inizio come una grande immagine di ciò che succederà. Luce per rivelarti alle genti, non solo al popolo che ha atteso, questa era la possibilità che lui ha potuto scendere e manifestarsi, ma ora è per tutta la storia, per tutta l'umanità. Ma l'assenza dello Spirito Santo, se non c'è la presenza dello Spirito Santo, ci fa perdere questa verità, ci fa perdere Cristo come dono per tutti e facilmente ci fa chiudere anche noi cristiani nelle nostre tradizioni. Diventiamo molto più gelosi delle nostre espressioni religiose, delle nostre formulazioni, di ogni virgola che invece del dono che ci viene donato. Ed è la storia che conferma, no? Che veramente non è facile. Senza lo Spirito Santo anche la nostra evangelizzazione rischia di far stampare gli altri sul nostro modulo, invece di far sì che tutti trovino il dono, che è gratuito, che non è meritato. È facile far gli altri al nostro modello, alla nostra impronta, addirittura all'impronta nostra culturale siamo arrivati di stampare gli altri. Invece è proprio detto che così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere belle, belle, fatte in un modo tale che si manifesta qualcuno e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Vedi che questa luce che manifesti Lui davanti a tutte le genti e a tutte le genti, in Matteo capitolo 5 viene detto: voi fate in modo tale che la vostra luce splenda in modo tale che gli uomini, vedendo le opere che fate, non arrivano a voi, ma fanno rendimento di grazie al Padre vostro, che anche loro riconoscono. È proprio la grande novità che si manifesta, cioè che il nostro modo di esistere e di vivere sia motivo di questo elogio che oggi il Vangelo presenta, che vedendo Cristo hanno cominciato a lodare Dio. Vedendo i nostri atti, i nostri gesti, le nostre parole, l'umanità è chiamata a manifestare la gratitudine, la lode a Dio. E Luca conclude gli Atti degli Apostoli proprio così come comincia. Comincia con questo detto di Simeone che cita Isaia, no? C'è questa luce che splenda tutte le genti, eccetera. Luca conclude con questo discorso
abbastanza drammatico e amaro di Paolo ai giudei di Roma. Dice, va bene, che sia noto a tutti voi che questa salvezza di Dio viene, è stata inviata per tutte le genti. E se voi non accettate questo, e sta citando Isaia, terribile, vi spegnerete, non avrete più la vita, perché vi siete chiusi. È proprio così chiude, con questa luce per tutte le genti, che si manifesta attraverso la Chiesa.